Ciao, buongiorno, ciao a tutti e benvenuti a questa diretta live che sto facendo insomma, ho interrotto un corso che sto facendo tutt'oggi, durato 3 giorni, oggi è l'ultimo giorno per, ecco, essermi qua alla diretta. Dunque, aspettiamo un attimino che arrivi qualcuno. Allora, oggi, come sapete, ogni mese c'è un tema. Il tema di gennaio è successo. Quindi, vi ho in alcuni post e poi nelle dirette live abbiamo parlato del vaso dei successi. E oggi parliamo di come il post era riferito inerente al come non avere successo quest'anno. Come sapete, ho fatto un corso domenica scorsa. Il corso è anche online che si chiama Crea il tuo 2017 di successo, come realizzare ciò che desideri quest'anno. E quindi nel post di oggi ho voluto indicarvi il come non avere successo quest'anno e vi ho indicato 3 cose. Allora, la prima è il lamentarsi, quindi chi si lamenta sempre in continuazione è un buon modo per non avere successo quest'anno. Due è quello di non avere le idee chiare. Ovviamente questo è fondamentale in tutti i campi della nostra vita. Se non si hanno le idee chiare, di conseguenza poi non si possono più fare una serie di cose, tra cui prendere delle decisioni giuste per noi, per esempio, e quindi ci si incasina molto di più la vita. Quindi il fatto di non avere idee chiare su quello che vogliamo essere, diventare, avere, è un mezzo ragò, diciamolo così. E terzo modo per non avere successo è quello di fare sempre le stesse cose. Il buon vecchio Einstein diceva che il principio di insanità è fare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi. Quindi, se l'ho detto anche domenica al corso, se non ci piace dove siamo, vuol dire che, e nel caso vogliamo cambiare, ovviamente, vuol dire che dobbiamo fare delle cose che non abbiamo mai fatto e dobbiamo smettere di fare cose che stiamo facendo in questo momento. Ovviamente va tutto valutato, ponderato a seconda della strategia e degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Però bisogna smettere di fare qualcosa e iniziare a fare qualcosa di nuovo. Queste sono le 2 cose da fare nel corso. C'è proprio una bella lista. C'ho questa linea qua di sole perché c'ho, vabbè, niente. Nel corso, come dicevo, c'è proprio una bella tabella e ad ogni obiettivo è proprio riferito il cosa devo iniziare a fare, cosa devo smettere di fare per poter raggiungere i miei obiettivi e i miei, appunto, desideri. Quindi queste erano le 3 cose che vi ho messo nel post. La prima cosa che ho iniziato il post dicendo che cos'è il mio significato personale, significato di successo, che è quello di migliorarsi sempre per diventare persone migliori. Questo chi mi conosce e mi segue già lo sa, è un po' la mia mission, quella cioè di faccio dei corsi, faccio queste dirette live perché il mio obiettivo è quello di aiutarmi e aiutare le persone a diventare la versione migliore di se stessi, cioè a diventare sempre migliori di ieri. Domani dobbiamo essere migliori di oggi. Però con questo non vuol dire diventare il migliore o la migliore, assolutamente no. Sempre riferito a noi stessi, quindi il migliore o la migliore di noi ieri precedente. Ogni giorno si può, un piccolo passo, insomma, come si inizia il famoso detto, com'è che corri una maratona o come inizi un viaggio di 1000 passi con il primo passo, un passo alla volta e si migliora sempre di più. Quindi il mio invito è quello di darvi una autovalutazione, un autosignificato di quello che per voi vuol dire la parola successo. Dico sempre anche nei corsi che purtroppo noi associamo la parola successo a soldi, denaro, potere. Questo perché? Perché ci viene così detto, implementato dalla televisione, principalmente dai giornali e dai media. Quindi una persona di successo è una persona che è famosa, che ha un sacco di soldi, un sacco di potere e ha i piani alti della società, come si dice.
Invece non è vero, perché quelle persone che sono a quei livelli lì potrebbero non interpretare il successo allo stesso modo. Quindi la mia domanda in primis che vi faccio è: qual è la vostra de personale definizione di successo? Ognuno ha la propria. Io vi ho dato la mia, che per me è successo. Io sono una persona di successo nel momento in cui oggi riesco a essere migliore di ieri, domani riesco a essere migliore di oggi. Migliore nel modo di fare certe cose, nel modo di pensare, nel modo di parlare, nelle mie relazioni con gli altri. Se io faccio solo anche un piccolo passo di più in meglio di ieri, per me è già una giornata di successo, chiamiamola così. Quindi voi date la vostra personale definizione, che non vuol dire quella dei media, che i media ci propinano. Ecco, questo è il primo suggerimento che vi do oggi in questa diretta live. Poi ci sono altre tre cose che vi vorrei dire. Uno è in più quello di l'azione. L'azione è fondamentale. Abbiamo detto che nel post ho messo che fare sempre le stesse cose. Fare sempre le stesse cose, cioè, nel senso, se vogliamo così diventare di successo, dobbiamo iniziare a fare certe cose in un modo diverso e quindi ci vuole l'azione. Con l'azione vuol dire anche errori, vuol dire che le uniche persone che non sbagliano nella vita sono quelle che non fanno mai niente, oppure che continuano a fare sempre le stesse cose, cioè stanno nella loro zona di comfort e non crescono. Si cresce, si migliora solo se si fanno delle cose nuove e di conseguenza cose nuove portano sbagli. Questo poco ma sicuro. È calcolato che noi sbagliamo per circa il 70% delle volte, però il 30% impariamo dagli sbagli, quindi si impara dal 70% e il 30% è quello che viene imparato in più, ecco, le cose giuste che noi facciamo anche. Quindi, se voi pensate ad un bambino, quando eravamo piccoli, abbiamo iniziato a camminare, quante volte ci siamo seduti col sedere per terra? Non credo che nessuno di noi, visto che tutti camminiamo, nessuno di noi abbia mai detto quando era piccolo: no, camminare è troppo difficile, continuo a camminare a quattro zampe. Quindi mi raccomando, l'azione vuol dire fare cose nuove implica necessariamente fare degli sbagli, però l'importante in coaching diciamo che non esistono fallimenti, ma ci sono solo feedback, cioè sbaglio, però imparo dall'errore, ok? Perseverare, errare umano, perseverare diabolico, quindi si sbaglia, ci si fa un'autoriflessione. Cosa ho sbagliato? Dove ho sbagliato? Cosa posso migliorare? Dove posso migliorare? Cosa posso fare la prossima volta di meglio che oggi insomma, in questo momento, in questa precisa situazione non ho fatto? Quindi questo è uno, non aver paura di sbagliare. La paura è fondamentale, anche come diceva Enrica che ci sta guardando. Ciao! Uno dei componenti principali per cui le persone si bloccano e quindi non migliorano, perché appunto hanno questa paura. Le paure, farò un corso l'8 e il 15 sera qui a Piacenza, se volete appunto mandatemi un messaggio per partecipare, appunto inerente alle paure, cioè come superare le paure per creare dei cambiamenti positivi nella nostra vita. Questo, insomma, quello che vi volevo dire oggi. In più, punto numero due, quello di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, dei propri errori, ma anche delle proprie vittorie e dei propri successi. Questo perché? Perché se non ci autoprendiamo la responsabilità delle nostre cose, di come reagiamo alle persone, per esempio, di come reagiamo ad una situazione, non saremo mai in grado di evolvere, di migliorare, di cambiare. Finché diamo sempre la colpa agli altri, ma tu mi hai fatto sentire boh, triste, quell'altro mi fa arrabbiare. Finché buttiamo la responsabilità che sarebbe nostra sugli altri, né si cresce né si va da nessuna parte, insomma. Non miglioriamo, scusate, e non diventiamo persone di successo. Quindi, innanzitutto è prendersi la responsabilità delle proprie azioni. In coaching diciamo appunto sei sopra o sotto la linea, cioè sei causa o sei effetto.
letto? Sei tu che guidi la nave della tua vita oppure sei una banderuola che gira a destra e a sinistra a seconda di dove va il vento? Sei una nave così, quelle famose navi, quelle senza marinaio che non si sa vanno dove vanno le correnti a seconda del vento. Ok, quindi questo è il punto numero due che vi volevo dire oggi. Il punto numero tre è come non avere successo? Insomma, l'ho già detto mille volte, non migliorandosi. Come ci si migliora? Parlo per esperienza personale, da quando ho scoperto il coaching, che ormai direi che sono quasi 4 anni e mi ha veramente cambiato la vita, perché voi forse non mi conoscevate prima di prima, ma ero veramente una persona totalmente diversa e reagivo alle cose e alle situazioni in modo totalmente inappropriato, niente, ero considerata, la mia famiglia mi definiva sclerata. Quindi il coaching mi ha veramente cambiato la vita, ma perché? Perché mi ha dato degli strumenti, mi ha autodato, e poi questi strumenti ovviamente li insegno, per appunto poter migliorare, ma anche essere in grado di gestire tutte le situazioni. Il coaching cosa fa? Crea, ti dà un arricchimento personale di cose che nessuno ti può portare via. Questo è il bello di quello che gli orientali chiamano il know-how, cioè un mio bagaglio personale, ma è mio, è dentro di me, quindi nessuno mi può portare via. Ecco perché io preferisco spendere soldi in corsi di formazione, libri. È un arricchimento mio personale e anche delle persone che mi stanno attorno, tra cui voi, perché io quello che imparo, quello che insegno, quello che insomma apprendo tutti i giorni, trasmetto poi nelle dirette, nei post, nei workshop e via dicendo. Quindi preferisco veramente spendere. Mi sembra che ho condiviso l'altro giorno un post del calendario filosofico che diceva quello che possiedi prima o poi finirà per possederti. Ecco perché appunto preferisco spendere soldi in formazione, in esperienze, ecco, più che in roba materiale, perché la roba materiale te la può portare via chiunque, si può deteriorare, la puoi perdere, te la possono rubare, tante cose. L'arricchimento personale, l'esperienza sia di viaggio che di incontri con persone, che appunto di studi, non te la può portare via nessuno, quella è solo ed esclusivamente tua, anzi, non te la possono portare via, ma è un modo appunto per arricchimento personale e di miglioramento, che, come ho già detto anche altre volte, è uno dei bisogni fondamentali nell'uomo. Nel momento in cui non ci miglioriamo, non ci arricchiamo personalmente, è quando iniziamo a morire a livello così dell'anima, mettiamolo in questo modo. Quindi grazie Enrica per il tuo bellissimo commento. Quindi se, non so, se avete domande io sono disponibile a rispondere. Per quanto riguarda il corso che sto facendo adesso, vorrei fare una diretta live, però devo ancora capire bene con la mia agenda quando farla in settimana. In cui appunto vorrei condividere quello che ho imparato in questo corso. Non tutto, ovviamente, perché sennò dovremmo. È un corso di 3 giorni, non è che posso stare live per 3 giorni. Però i punti salienti di questo corso che appunto sto facendo, promosso dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Piacenza. Quindi anche a Piacenza esistono delle promozioni valide che ci sono. Quindi vi ricordo appunto, oggi abbiamo parlato di azione, per avere successo, mettiamolo così, bisogna azionarci a fare delle cose che non abbiamo mai fatto oppure a smettere di fare cose che stiamo facendo. Ricordiamoci che l'azione porta comunque necessariamente intrinseca per default, porta errori, sbagli. Perfetto, ci sta, mettiamoli in conto, mettiamo anche in conto di imparare da questi sbagli. Punto numero due di oggi era la responsabilità, quindi prendersi la piena responsabilità delle proprie azioni, dei propri pensieri, delle proprie reazioni, di modo che solo
Facendo ciò si può veramente iniziare a cambiare e a migliorarsi in un percorso di crescita. Punto numero tre è il coaching, che appunto è un arricchimento personale di quello che nessuno ci potrà portare via. Il coaching, insomma, se me lo, appunto, che me l'avete chiesto, ci sono in tanti modi, ci si può arricchire in tanti modi, dai libri, la cosa più economica sono i libri, si va in, costano, possono costare anche niente, si va in biblioteca e si leggono, si comprano e via dicendo. Quindi i libri, ci sono un sacco di video online, ci sono un sacco di anche pagine che parlano appunto di coaching, c'è questo gruppo, ci sono io, ci sono, vabbè, io faccio anche delle serate gratuite, per esempio inizia col 1° febbraio, mercoledì 1° febbraio la palestra Le Club, se volete venire. Facciamo oppure appunto piccoli corsi che comunque non costano tantissimo. Alla fine, al posto di una pizza una sera, si viene a passare una serata o un pomeriggio in compagnia ad imparare qualcosa. Che ovviamente io sono di parte, ma lo preferisco perché comunque, come vi ho detto, anche io preferisco spendere i soldi in miglioramento, comunque in conoscenza, piuttosto che appunto, vabbè, mangiare fuori una pizza, insomma, vestiti così alla fine non cambia niente. Allora, se non ci sono delle domande, io vi lascio. Vi ricordo, ok, grazie che me l'avete chiesto. Vi ricordo che il corso online Crea il tuo 2017 di successo è available, disponibile solo fino al 14 di febbraio, cioè l'ho fatto partire dal mio compleanno e lo faccio terminare il giorno del mio onomastico, alla faccia del low profile, ma vabbè, mi va bene, mi piace così, giusto per darvi delle date certe, perché è ovvio che insomma un corso così non è che si può iniziare a fare a giugno. Oddio, tutto va bene, tutto fa brodo, però insomma ci sono delle precise strategie tecniche che vanno fatte ad inizio anno. Quindi io vi saluto con la diretta di oggi, vi ricordo che in settimana farò una diretta, non so ancora bene quando, comunque ve lo faccio sapere, per le cose salienti che ho imparato in questo corso che sto facendo in questi giorni e rimaniamo con gli prossimi eventi, sono il blog che viene pubblicato, poi nel gruppo ve lo metto il link il mercoledì. Sempre mercoledì 1° febbraio alla palestra Le Club vi aspetto per una serata gratuita aperta a tutti, mi raccomando, non solo ai soci della palestra, ma aperta a tutti, ore 21. E poi c'è la colazione con Vale sempre il prossimo sabato, con il mese, ormai gennaio sta finendo, quindi inizia il mese di febbraio. Il mese di febbraio ha un nuovo hashtag, un nuovo tema che è amore, ovviamente non poteva che essere amore il mese di febbraio, però spero di stupirvi in relazione a quello che parleremo. E niente, rimanete in contatto, noi ci vediamo, ci sentiamo. Mi raccomando, fatemi pure delle domande. Come avete visto, anche ieri ho pubblicato un video a cui ho risposto a Michela. Quindi, se avete delle domande su qualsiasi cosa, fatemele pure, mandatemi un messaggio, un'email, qualcosa. Io vi risponderò con un video perché comunque è l'unico modo per essere più utile a tutti. Altrimenti sì, sono utile a uno, però ricordiamoci che siamo tutti nella stessa barca, una cosa che ho imparato in questo corso che sto facendo oggi. Non siamo soli ad avere, non siamo gli unici ad avere le paure e i problemi, ma siamo tutti nella stessa barca. In modo un po' diverso, leggermente diverso, però siamo tutti nella stessa barca. Quindi fatemi pure le domande, io risponderò con dei video di modo che posso essere più utile a tutti e alla maggior parte delle persone. Io vi lascio, vi mando un grosso bacio, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo, Milena, Ramona, Simona, Marta, Elisa, Stefania, Enrica, Narita, Antonio, tutti quanti, grazie mille. Ci vediamo il prossimo sabato, scusate, alle ore 11. Mi raccomando, se vi piace il gruppo, un'altra cosa è aggiungete pure tutti i vostri amici, se vi piace ovviamente. Se non vi piace, mandatemi un feedback su come posso migliorare e io cercherò di farlo. Un grosso bacio, io torno dalla mia insegnante che mi aspetta. Ci vediamo su questi schermi. Un bacione, ciao.